Buongiorno cari, come state? Spero tutto bene, spero che stiate passando delle buone giornate fredde perché fa freddo, ha fatto caldissimo tutto l'anno, adesso finalmente fa freddo, yay! Finalmente l'estate se n'è andata. Allora, io sto registrando questo video quando voi non avete ancora visto il video in realtà in cui io annuncio che torno a fare video e quindi è tutto molto, molto strano in questo momento e spero che però vi abbia fatto piacere rivedermi. Allora, volevo subito ricominciare a parlare un po' di libri perché sennò non ci sblocchiamo mai più. È difficilissimo per me riprendere a parlare davanti alla videocamera perché non sono più abituata minimamente. Quindi mi sembra di fare molta fatica a trovare le parole giuste per dire le cose che voglio dire, nonostante io abbia degli appunti dettagliati con tutto quello che in realtà dovrei dire. Molto bene, ce la possiamo fare, siamo forti, forza, forza e coraggio. Volevo iniziare parlando degli ebook che ho letto in questo lungo periodo di assenza. Assenza, chiamiamolo così, il periodo di assenza. E visto che sono tanti, però li dividerò in due video perché altrimenti vi ammorbo e caricarlo diventa impossibile, visto che adesso YouTube ci mette 400 milioni di anni per caricare un video. Molto bene, iniziamo subito, così cerchiamo di stringere il più possibile. Allora, volevo partire parlando della tetralogia di Hannibal Lecter di Thomas Harris. Sono quattro romanzi, Red Dragon, The Silence of the Lambs, Hannibal e Hannibal Rising. In Italia sono tutti pubblicati da Mondadori, però a parte Silence of the Lambs, Il silenzio degli innocenti, è un po' difficile reperirli, almeno io in libreria li vedo veramente molto raramente. Dovreste un po' cercare, magari ordinarli, non lo so. Però sono tutti editi da Mondadori. La tetralogia di Thomas Harris, io l'ho, diciamo, mi ci sono interessata perché per un periodo sono stata molto fan della serie TV Hannibal, su cui adesso io stenderei veli pietosi e non ne parlerei mai più, farei finta che non è mai accaduta. A parte la prima stagione è molto bella, le altre due proprio, mamma mia, proprio siamo arrivati al fondo e abbiamo iniziato a scavare. Allora, cosa da sapere su questa trilogia? Il personaggio che ovviamente ricorre in tutti i romanzi è Hannibal Lecter, Hannibal the Cannibal, questo psichiatra che però diciamo come hobby aveva quello di essere un serial killer ed un cannibale. Ognuno ha i suoi hobby, lui aveva questo, molto molto bene. E in due dei romanzi, Red Dragon e Silence of the Lambs, lui è in galera, in un ospedale psichiatrico. E funziona come una specie di consulente per l'FBI. Dici tu, proprio l'FBI, i geni proprio, da chi si fanno aiutare da un serial killer cannibale. Bravi. Mentre invece negli altri due, uno è un prequel, Hannibal Rising, quindi è la storia di Hannibal, mentre invece Hannibal, il terzo romanzo, si svolge dopo la sua fuga, nel senso degli innocenti. Da ognuno di questi romanzi è stato tratto un film, dal primo Red Dragon ne sono stati tratti addirittura due, perché non lo sapremo mai. Allora, il mio preferito della tetralogia è sicuramente Silence of the Lambs, è bellissimo, proprio come libro è bello, non soltanto come thriller giallo, intrigante e appassionato, è proprio bello il libro, è scritto bene, ha una storia veramente ben congegnata. Ma anche gli ultimi due, Hannibal Rising e Hannibal, mi sono piaciuti tantissimo. L'unico che non mi è piaciuto proprio è stato Red Dragon, proprio no. Ho fatto una fatica incredibile a leggerlo, andavo lentissima. E a me il personaggio di Will Graham proprio mi annoia e non mi piace. No, non mi è piaciuto proprio. Anche la storia l'ho trovata piuttosto banale in confronto agli altri. Infatti anche la serie TV era veramente molto bene. La tetralogia, però, questo va tenuto a mente quando li si leggono tutti di fila, perché magari uno può chiedersi: però non c'è molta. Non ci sono molti collegamenti tra tutti e tre, tra tutti e quattro. Sì, perché i libri in realtà non sono stati scritti con l'idea di fare una saga, solo gli ultimi due erano realmente conseguenziali. Thomas Harris scriveva i romanzi quando c'aveva voglia, e caso strano, il personaggio di Hannibal continuava a ricorrere. Sono molto belli, sono dei thriller, quindi vi deve piacere il genere thriller. Se non vi piace, probabilmente non vi piaceranno. Questi sono molto classici, nel senso c'è l'omicidio,
c'è l'indagine, ci sono i casi, ci sono le vittime, eccetera, eccetera, c'è tutta la parte investigativa dell'FBI, quindi sono molto classici, però sono molto belli. E in particolare il personaggio di Clarice Starling e di Hannibal Lecter sono due personaggi veramente fenomenali. Clarice è proprio la final girl delle final girls, cioè lei è l'apice della final girl, è un personaggio forte, è un personaggio anche fragile. È una ragazza che cerca di farsi strada in un mondo dominato dagli uomini e lo fa al suo modo, lo fa con la sua intelligenza e con la sua integrità. E anche la conclusione della sua storia io l'ho trovata giusta. Ho trovato che sia stata una fine che abbia dato il giusto peso a tutte le sue scelte. Il personaggio di Hannibal è meraviglioso, è divertente, è ironico, è cattivo, però non è il cattivo. Cattivo assoluto, è comunque una persona che fa delle cose tremende, però ha la sua logica e forse questo è ancora più terrificante del resto. Comunque a me sono piaciuti tanto tranne Red Dragon. Red Dragon non ve lo consiglio, però per completezza va letto forse. Gli altri però sono molto belli, anche Hannibal Rising, che ha una storia un po' controversa e io non credo che dare una backstory ad Hannibal sia stato un errore, anzi, credo che sia stata una cosa giusta perché a volte nei romanzi non si capiscono molto bene le sue motivazioni, mentre invece dandogli una storia, dandogli un passato, le motivazioni si capiscono meglio. Almeno questo è il mio parere. Questo romanzo divide tutti. Molto bene, passiamo avanti. Il secondo, anche questo, è un giallo, però è una cosa completamente diversa. E si tratta di The Secret History di Donna Tartt. In Italia è pubblicato da Burr e si chiama Dio di Illusioni. Allora, è un romanzo d'esordio, ma è un romanzo molto strano che potrebbe sicuramente non piacere a molti. Io l'ho adorato, l'ho amato follemente. Il nostro protagonista e narratore si chiama Richard Papen. È un ragazzo che ha una situazione familiare un po' bruttina e decide di iscriversi ad un college sperduto, super esclusivo, dove incontra un gruppetto di ragazzi che studiano greco antico. Questa classe di greco antico è praticamente l'elite dell'elite, cioè il professore non fa entrare nessuno a meno che lui non dia l'autorizzazione. E in questo momento ci sono solamente questi quattro ragazzi più una ragazza. Richard riesce ad entrare nel gruppo e viene talmente tanto fagocitato dalle dinamiche di questo gruppo, che è un gruppo molto inquietante, molto strano. Loro sono molto ossessionati dalla mitologia greca, in particolare uno dei personaggi che si chiama Henry Winter, e viene talmente tanto immerso in questa atmosfera quasi malsana che nella sua mente diventa giustificabile anche l'omicidio di uno del gruppo. Non è uno spoiler perché questa cosa viene spiegata nelle prime pagine del romanzo. La cosa interessante del romanzo, appunto, non è chi muore, ma perché muore, come ci si arriva a questa decisione del gruppo di ammazzare un altro del gruppo. Ecco, questa cosa va molto a interpretazione del lettore, perché Richard non è assolutamente un narratore attendibile. Ti dice le cose, però tu non sai mai quanto credere a quello che ti sta dicendo. Perché te lo dice in modi a volte talmente tanto arzigogolati, in questo la prosa molto fiorita, molto eccessiva, aiuta tantissimo, perché non sai mai se mi stai facendo il discorso con tutte queste belle parole per distogliermi da quello che mi vuoi dire, o se realmente è una cosa sincera quella che mi stai dicendo. Henry Winter tiene tutti molto sotto scacco, ma Richard in particolare, perché Richard vuole a tutti i costi essere accettato, vuole a tutti i costi far parte di questo gruppo, ma non ci riesce mai pienamente. Quindi lui prova, prova, prova e prova ed è difficile per lui farsi accettare e quindi mente anche a se stesso. Questo omicidio rovinerà molto le vite dei personaggi, ma ognuno in un modo diverso. È molto importante l'influenza della mitologia greca, ci sono molti concetti che si rifanno ai concetti greci, della filosofia, eccetera, eccetera. E c'è soprattutto una grandissima ossessione per l'estetica e per il terrore che provoca la bellezza. Ci
Ci sono delle scene molto particolari che non vi dico perché non voglio rovinarvi la sorpresa di leggerlo, però è un romanzo che a me è piaciuto veramente tanto e secondo me è proprio un'indagine su non soltanto quanto l'essere umano può essere bugiardo, ma anche sulle bugie che ci diciamo e che diciamo agli altri per essere accettati. È un romanzo molto bello che vi consiglio sicuramente di leggere, anche se potrebbe non piacervi, ve lo dico subito. Andiamo avanti con Deathless di Caterina M. Valente. Questo non c'è in Italia e ho scoperto solamente ieri che ci sarà anche un seguito l'anno prossimo che si chiama Matrioska. È un fantasy, ma è un fantasy particolare. È un fantasy che si basa sul folklore russo. Quindi ci sono molti miti del folklore russo, tipo Koshei. Senza morte, credo in italiano si chiama Koshei the Deathless in inglese, io l'ho letto in inglese naturalmente. Il personaggio principale è una ragazza che si chiama Maria Morevna e la storia è particolare ed originale perché si svolge durante il post-rivoluzione russa e poi durante anche l'assedio di Leningrado, che è molto doloroso ancora per la Russia, una ferita ancora molto aperta perché poi provocò tantissimi morti, eccetera, eccetera. Il tutto è molto 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 ben dosato, però a volte ho notato che il libro è molto ermetico, forse perché è scritto in un inglese un pochettino di alto livello, quindi magari se siete principianti non ve lo consiglio tantissimo, però è molto poetica la scrittura, la scrittrice è una poetessa anche, si vede molto, a volte si fa fatica a seguire la storia perché non è molto lineare. Appunto perché siamo in un mondo mitologico, siamo in un mondo fantastico, in un mondo fantasy in cui qualsiasi cosa potrebbe succedere. Bisogna stare molto attenti alla progressione degli eventi perché altrimenti rischia di perdersi molto facilmente. L'assedio di Leningrado viene trattato in maniera molto molto esplicita, molto 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 dolorosa, con descrizioni anche molto 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 forti. Il personaggio di Maria Morevna è un personaggio veramente, veramente meraviglioso, molto sfaccettato, molto complesso nel suo essere un'umana che ha a che fare con i personaggi della mitologia. Si ritrova in un mondo completamente fantastico, non essendo ella stessa una creatura fantastica, almeno apparentemente. È un romanzo complesso, è un romanzo difficile, è una storia d'amore anche molto dolorosa tra Maria e Koschei e tra un altro personaggio che però non vi dico perché è uno spoiler. È molto 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 bello, però non saprei neanche spiegarvi molto bene la trama perché è complicata. Appunto, il romanzo è complicato. Però se avete voglia di una sfida io ve lo consiglio tantissimo. Il prossimo è City of Thieves di David Benioff. Anch'io questo l'ho letto sempre in inglese, però c'è cioè in italiano. È edito dalla Bit e si chiama Città dei Ladri. Anche questo si svolge durante l'assedio di Leningrado, caso strano. David Benioff, qualcuno potrebbe saperlo, è uno degli autori di Game of Thrones, che però è anche uno scrittore. Io non entrerò nel mio attuale disgusto verso gli autori di Game of Thrones, perché è proprio lo schifo nelle ultime 2 stagioni, proprio lo schifo. La quinta stagione devo ancora finirla e chissà se la finiremo mai. Allora, la storia invece in questo caso è molto, molto semplice. È un romanzo di formazione. Ci sono 2 ragazzi durante l'assedio di Leningrado che devono trovare delle uova per un capo dell'esercito russo che vuole fare una torta per la figlia. Ora, ovviamente, voi potete capire che trovare delle uova a Leningrado durante l'assedio è assolutamente impossibile, quasi. E questi 2 ragazzi ci provano in tutti i modi, si lanciano in avventure. È un romanzo divertentissimo, un romanzo bellissimo, secondo me, anche per un regalo per qualche ragazzo. È molto 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 indicato perché fa molto ridere, è molto divertente. C'è un sacco di avventure tra cannibali, tra bordelli gestiti dai nazisti. Insomma, c'è di tutto e di più, è un romanzo avventuroso, un romanzo molto bello, si parla tantissimo dell'amicizia, della scoperta di se stessi, di come si possono superare situazioni assolutamente aberranti e agghiaccianti, essendo molto molto forti con se stessi. C'è anche molta descrizione della guerra, della fame, della povertà che si provava durante quei tempi, è veramente un romanzo stupendo, mi è piaciuto veramente tantissimo.
E poi è molto molto movimentato, sono così tante avventure, insomma, veramente molto bello. Ve lo consiglio sicuramente anche come regalo, visto che siamo sotto Natale, potrebbe piacere a molte persone. E poi di solito i libri Bit costano sempre poco, quindi mi sembra perfetto. Il prossimo invece, proprio no, ed è The Bookman di Lavi Tidar, io penso, non so, è il primo di una saga. Non c'è in Italia, ed è un romanzo steampunk. Non vi sto a spiegare cos'è lo steampunk perché se no ci sbrighiamo tra 9.000 anni. Vi metto semmai il link della pagina di Wikipedia. È ambientato in un'epoca simil vittoriana. Il protagonista è un ragazzo che si chiama Orphan e a Londra ci sono diversi... sono stati compiuti degli attentati da un gruppo terrorista che si chiama The Bookman. Tutto si svolge in un mondo dominato da una tecnologia molto strana che sembra quasi molto aliena. Dico solo questo perché altrimenti meglio di no. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. L'ho trovato molto banale perché quando si svolge, quando si capisce il fattaccio che lui ti sta cercando di dirti, no, non sto dicendo niente che abbia senso in questo momento, perché non so di cosa dire su questo libro, sinceramente, perché non mi è piaciuto, me ne ricordo pochissimo, veramente non mi è rimasto quasi niente. I personaggi li ho trovati molto piatti, i temi molto ripetitivi, perché non c'è niente che non sia diverso da qualsiasi altro young adult che voi abbiate potuto leggere. C'è il prescelto che si scopre essere prescelto, c'è l'organizzazione che vuole ucciderlo, eccetera eccetera. Anche quello che poteva essere, quelle uniche cose che possono essere un po' divertenti sono le tantissime citazioni letterarie, il fatto che ci sono molti personaggi storici che appaiono, però sono veramente le uniche cose. A me non è piaciuto proprio, è scritto bene ma l'ho trovato banale. L'ultimo di cui parlo in questo video, perché siamo già a 17 minuti ed è meglio di no, e Il medico di corte di Per Ollo Venquist, che io ho letto in italiano in Italia ed è edito da Iperborea. Prima c'era una versione Feltrinelli che costava molto di meno, ma è andata fuori catalogo e quindi vabbè, c'est la vie, c'est la vie. Allora, è un romanzo storico che si svolge durante il regno di Cristiano VII di Danimarca e durante la rivoluzione danese. Cristiano VII di Danimarca aveva problemi mentali. Si dice schizofrenia, ma non si sa in realtà, e quindi passò gran parte del proprio regno sotto diversi reggenti. In questo caso specifico si pone l'accento sulla reggenza della regina Caterina Matilde, no, Carolina Matilde di Gran Bretagna. Caterina, ciao, dobbiamo imparare a tagliare i video, mi sembra ovvio a questo punto. Carolina Matilde di Gran Bretagna e il medico del re, che si occupava di lui e cercava di alleviarne le sofferenze. I due diventano amanti e cercano di portare il paese verso la modernità. Ovviamente non ci riescono. Spoiler, non ci riescono. Il romanzo io l'ho letto perché avevo visto il film dove c'era Mads Mikkelsen. Il film si chiama Royal Affair, bellissimo, guardatelo, vi prego, guardatelo, è stupendo. Io l'ho visto 3 volte, ogni volta piango, le lacrime proprio. Il libro è diverso, il libro è diverso naturalmente, secondo me è meno simpatetico nei confronti di personaggi, tranne del re. Il re ha sempre questa figura quasi di vittima sacrificale, una vittima che viene sballottata a destra e a sinistra dall'avarizia, dalla cattiveria o anche semplicemente da un'ambizione positiva come quella del medico e della regina. Ma questo re non viene mai realmente messo nelle condizioni di essere un buon sovrano, viene sempre manipolato e questa cosa si capisce molto bene, molto, molto, molto esplicita. E quindi tu ti senti molto male per lui. È un personaggio molto a cui tu sei molto affezionata. Meno secondo me il personaggio della regina, che è un po' nell'ombra, non viene mai inquadrata benissimo, mentre nel film è un personaggio molto tragico. E anche la figura del medico è molto freddamente dipinta alle volte, non viene mai veramente indagata a fondo, rimane tutto un po'
suffuso, il che forse è intuibile perché è un romanzo storico e quindi uno magari non vuole addentrarsi troppo in interpretazione delle personalità. Questo è vero, più che un romanzo storico o un romanzo insieme. È molto bello però, molto bello, molto tragico perché sai già la fine tragica che faranno i personaggi. Molto doloroso in certi punti, e però c'è molta, molta, molto affetto secondo me per questi personaggi. E questa cosa si sente molto. E vengono molto tratteggiati gli ideali dei personaggi, quindi l'illuminismo, la volontà di. Ho dovuto mettere un attimo pausa perché c'era gente che mi fissava dalla porta. Comunque, stavo dicendo, si parla molto degli ideali dei personaggi, di quanto a volte anche per fare del bene si finisca per fare dei grandissimi casini. Quindi le rivoluzioni non funzionano quasi mai, o forse mai, semplicemente. Bene, questi sono i primi sei libri di cui voglio parlare. A me sembra di aver detto un sacco di cretinate, di non aver fatto neanche un discorso che abbia senso. Io spero che voi mi abbiate capita in qualche modo, attraverso interpretazioni delle mie parole. E ci vediamo molto presto, perché sicuramente cercherò di registrare altro al più presto, così non perdo la fiducia e non perdo la voglia. E vi saluto e ci vediamo molto presto. Ciao ciao!